Sono Viggiano Giuseppe, lavoro qua alla Fiat Mirafiori e da più di un mese sono qua al presidio con tanti altri compagni, cercando di far capire le nostre ragioni agli operai che si uniscono a noi in questo presidio perché abbiamo bisogno anche della loro forza, anche per far valere alcuni diritti sacrosanti che in questi anni si può dire che ci hanno tolto tutto, e noi vogliamo dimostrare che possiamo ancora fare qualcosa. Quanti giorni hai lavorato in questo periodo di cassa integrazione? Ma in questo periodo di cassa integrazione, forse a cospetto degli altri miei compagni, ho lavorato qualche giorno in più. Adesso di preciso... I tuoi compagni a chi ti riferisci? Io ai compagni mi riferisco ai compagni del COBAS, che automaticamente hanno lavorato pochissimo. Io magari ho lavorato qualche giorno in più. Rispetto a loro, ma rispetto ai tuoi stessi compagni di lavoro, del tuo reparto, hai lavorato di più, come loro o di meno? In cospetto ai miei compagni qua del COBAS ho lavorato di più. Negli altri miei colleghi del lavoro sicuramente ho lavorato di meno. Quindi in qualche modo l'azienda tende a... L'azienda tende praticamente, specialmente con i COBAS, a fare un atto di discriminazione, perché all'interno dell'azienda se non ci sono è meglio. Perché voi eravate, diciamo, più o meno quelli che... Noi siamo semplicemente dei lavoratori che vogliamo avere una nostra dignità e far rispettare dei diritti sacrosanti che ci hanno sempre detto che nelle leggi italiane c'era una Costituzione di cui la Costituzione va rispettata. Se ci sono dei doveri, ci dovrebbero essere anche dei diritti. Tu sei in cassa integrazione, a casa tua c'è qualcun altro che lavora? C'è mia moglie che fa 5 ore, come lavora mai? Part-time. Come mai fai 5 ore? Perché ha avuto sempre sto contratto a part-time, non ha potuto trovare un lavoro che poteva lavorare 8 ore. Che tipo di lavoro fa? E lei fa impresa pulizia. Presso un'azienda? Presso un'azienda. Dipendente. Ce la fate in questo periodo a mantenervi? Ma in questo periodo a mantenermi ci dobbiamo limitare, perché forse una volta meno male con il mio stipendio, con il suo stipendio, si facevano più cose, magari se aveva la possibilità di andare più in giro, non so, a mangiarci una pizza in più. Adesso con la cassa integrazione ci limitiamo a non fare spese extra. Avete una casa in affitto? No, io ho una casa popolare. Quindi va bene, quindi non hai grossi problemi. Il discorso è che anche nelle case popolari ci sono parecchie spese. Non è più come una volta che ti danno la casa popolare e bene o male. Adesso con le spese vai a finire anche a pagare 450-500 euro. Ai figli lavorano? Io ho un figlio che è disoccupato. Da quanto tempo? E saranno 4-5 anni. Ha un titolo di studio tuo figlio? E mio figlio no, aveva fatto un corso da elettricista, continuato. Ah, quindi non l'ha finito? Non l'ha finito. Ha mai lavorato? Sì, ha lavorato, diciamo, ha lavorato che era stato chiamato da Liveco, non so se adesso si è presente. Che li avevano illusi a sti ragazzi dicendogli che li avrebbero assunti. Invece ha lavorato solo 5 mesi con la famosa decandata crisi, l'hanno tagliato fuori, li hanno mandati a casa. Facciamo un salto, vedi prospettive per i tuoi figli, per tuo figlio? Secondo me no, non c'è nessuna prospettiva. E per i giovani? Né tanto meno per i giovani, solo se andiamo adesso a vedere gli ultimi avvenimenti dei fatti che sono successi. Per quanto riguarda la pensione, perché
sulla pensione, questi ragazzi qua, quando avranno diritto alla pensione se non trovano occupazione e iniziano a lavorare dopo i 30 anni che non c'è lavoro? Andranno a 70 anni? Chi è che li tutela?